Stop TTP è la nuova sfida che i cittadini europei devono affrontare per bloccare questo scellerato trattato che cambierà in peggio il futuro di tutti noi. Con l'approvazione negli Stati Uniti, a seconda degli studi, sono persi tra i 700.000 e 1 milione di posti di lavoro, nel Canada 350.000 posti di lavoro. Allora direte, forse ne ha beneficiato il Messico? No, perché l'agroindustria americana ha asfaltato la piccola agricoltura messicana, molto più simile a quella europea, e quindi 1,1 milione di campesinos messicani hanno perso il lavoro. E il livello di povertà in 2 anni è passato dal 35 al 50% della popolazione. Questo è quello che i trattati di libero scambio portano nelle aree dove vengono approvati e permessi. Quindi è per il nostro futuro e per permettere una ripresa di un'economia basata su un modello diverso da quello che ci è stato imposto negli ultimi 20 anni. Grazie. E fortunatamente noi, insieme ai colleghi dell'altro ramo con Tsipras, per quanto riguarda l'Italia, e a tutta un'altra, diciamo, multiforme ed eterogeneo schieramento, stiamo facendo una seria opposizione al TTIP, un'opposizione che molti non si aspettavano e che ci dà comunque la speranza. Quello che è il grosso problema è la mancanza di informazione, perché se l'informazione arriverà in Italia, se i cittadini saranno informati su quello che è veramente il TTIP e su quello che porterà in Italia e in Europa, è una battaglia che possiamo vincere, come abbiamo già vinto la battaglia per l'acqua, come abbiamo già vinto la battaglia per il nucleare. Sono sempre gli stessi personaggi, le stesse forze a livello mondiale, come ha detto Marco prima, che tornano alla carica, e dovremo di nuovo mobilitarci da qui ai prossimi mesi senza tregua. Io sono in Commissione Energia, Ricerca e Industria, e lì chiaramente sono mesi che si parla di sicurezza energetica. Il TTIP viene fatto passare dai soldi dei grossi gruppi politici, dai portatori di interesse delle compagnie americane e dalle compagnie fossili, come una soluzione a una maggiore sicurezza energetica in Europa, grazie alla possibilità di importare liberamente lo shale gas e lo shale oil americano. Allora, questa è una balla colossale. Una balla che viene smentita dagli stessi dati IEA, perché quella dello shale gas e lo shale oil americano è semplicemente un'altra bolla finanziaria che niente ha a che vedere con la realtà geologica, in quanto già la produzione di shale gas e di shale oil in alcuni punti sta piccando, ovvero è arrivata già al suo massimo, non ha un futuro e soprattutto non avrà un futuro nemmeno economico, perché se è vero che il gas in America costa meno là. E un conto è poi comunque trasportarlo, perché il gas va comunque liquefatto, va trasportato e va rigassificato in Europa. Quindi ciò che negli Stati Uniti costa pochi dollari, qui aumenterebbe fino a triplicare il suo prezzo. Quindi non è assolutamente un affare che ci permetterà di abbassare il prezzo dell'energia, anzi è il contrario, dato che il prezzo dell'energia negli Stati Uniti comunque rimarrà basso per molti anni ancora. Nel momento in cui si apriranno i mercati, le industrie energivore europee verranno danneggiate, perché abbattendo le barriere tariffarie e non tariffarie, chiaramente le industrie che avranno dall'altra parte dell'Atlantico un prezzo di energia più basso concorreranno non ad armi pari con le industrie europee. Questo l'abbiamo detto per mesi in commissione ed è la cosa sorprendente, che è stato confermato da uno studio commissionato dalla commissione stessa, che è arrivato agli stessi risultati, perché realmente quelli sono i dati reali, con grande sconcerto di chi invece promuove il TTIP. Idem per quanto riguarda i settori della ricerca di cui si occupa la mia commissione. Aprendo il mercato del lavoro avremo un'ulteriore fuga di cervelli, perché negli Stati Uniti il mondo della ricerca purtroppo è molto più favorevole rispetto al mondo europeo. Questo è un piccolo spaccato del TTIP, si potrebbe parlare per ore. Io e Fabio Massimo portiamo avanti determinate battaglie insieme all'altra Europa che è qui, dove è Eleonora. E abbiamo altri eventi, perché Fabio sta andando a un evento proprio sul TTIP, io sto andando a un evento sulla costruzione delle reti internet dal basso, perché questa è la nostra missione, e quindi vi lasciamo questo saluto e lascio la parola ai miei colleghi dell'Europarlamento. Chiudiamo con qualche dato, perché gli studi di impatto del TTIP
sono quelli della Commissione Europea, del CEPR, che però è basato sulla teoria dell'equilibrio generale, una teoria iperliberista, e abbiamo visto che cosa significa dare il via a un concetto di liberalizzazione e di globalizzazione delle merci nel mondo. Ne stiamo subendo gli effetti. Lo studio di Cabaldo si basa su una teoria keynesiana, dove comunque si pensa a un intervento dello Stato per regolare la domanda e l'offerta. Allora, perché viene propagandato come tutti i trattati di libero scambio come la panacea di tutti i mali, che dovrebbe portare produzione, sviluppo e lavoro. Se andiamo a vedere i trattati già approvati, come nel NAFTA, che è un trattato di libero commercio tra il Messico, gli Stati Uniti ed il Canada, Clinton affermava prima della sua approvazione che avrebbe portato 200-300.000 posti di lavoro. Ebbene, scusate, con l'approvazione negli Stati Uniti, a seconda degli studi, si sono persi tra i 700.000 e 1.000.000 di posti di lavoro, nel Canada 350.000 posti di lavoro. Allora direte, forse ne ha beneficiato il Messico? No, perché l'agroindustria americana ha asfaltato la piccola agricoltura messicana, molto più simile a quella europea, e quindi 1.1 milioni di campesinos messicani hanno perso il lavoro, e il livello di povertà in 2 anni è passato dal 35 al 50% della popolazione. Questo è quello che i trattati di libero scambio portano nelle aree dove vengono approvati e permessi. Quindi è per il nostro futuro e per permettere una ripresa di un'economia basata su un modello diverso da quello che ci è stato imposto negli ultimi 20 anni. Grazie. TTIP, go home.